Salve gente da Restrike 89 e benvenuti in questa 56esima puntata della serie Two Rivers. Allora, come vedete, anche oggi in multiplayer e questa sera siamo in compagnia di Iron Farmer. Ciao a tutti. Che dopo molto tempo è venuto anche lui di nuovo sulle Two Rivers. Sì, è veramente un po' che non... Sì, è passata veramente una vita. Non dico 6 mesi, ma insomma... Quasi. Quasi. Allora ragazzi, come ricordavate la scorsa puntata abbiamo fatto legna insieme ad Alex e... mentre eravamo in vendita è arrivata la grande richiesta di cippato. E allora cosa abbiamo detto? Prendiamo e facciamo cippato, giustamente, visto che già i mezzi forestali erano qua, c'era da fare cippato. Abbiamo già un 100.000 litri nel deposito, facciamo fuori magari questi 5-6 alberi per il momento, poi vediamo quanto cippato esce e poi andremo a fare la vendita. Quindi Iron andrà ad usare la Ponce, quindi vada pure. Yeah. Noi ci mettiamo in cippatrice e vediamo un po' se siamo ancora capaci di usare questo braccetto. Vediamo. Ok, così. Vale anche per me. Ma è stupendo sto braccio. C'è chi come te, se non sbaglio, che non è un amante del braccio, sia della cibatrice che quello del carrettino per la legna. No, non proprio, non proprio. Preferisco di gran lunga il caricatore frontale, faccio molta, molta meno fatica. Ma allora, mi piace. Qui riscontro un bel baghettino che io mi avvicino e mi butta via, mi butta via la pinza. Prova ad andare un po' indietro, ecco. Eccolo qua, preso. Ok. Goda! Eccolo là. Mettimi un po' il più vicino possibile, anche se sono mezzi storti, non importa. In teoria, come avevo detto ad Iron, dovremmo farcela con dei tronchi da 5 metri, forse. Se non ricordo male. Ah, fai anche pure là, io vado un po' indietro. Okay. I piedini abbassati tranquillamente. Grattiamo per terra. Allora è così tanto che non gioco che con la X. Sì. Così tanto che non faccio legna con la ponce che... Ci arrivi qua, sì. Anch'io ho avuto qualche difficoltà, sai? Sì. Infatti premevo O. Porca miseria, tra poco facevo tipo pezzi da un metro. Perché usavo O invece che X, era un casino. Beh dai, tutto sommato per ora a lag vado bene. Adesso voglio vedere quando comincia a cippare te. Vediamo subito. Quindi andiamo a prendere e vediamo. No, perché c'è giusto il tuo braccio in mezzo. Ma adesso mi levo dalle scarotte se... vediamo se mi ricordo come si usa il braccio. Ok, così chiudo. Perfetto. Vediamo un po', no, di qua. Quanto veloce sei? Tiriamo dentro. Passiamo. Ok, allora, intanto 5 metri vanno più che bene. Io sto cippando. Aspetta. Hai problemi? No? No, più o meno va. Ok, finalmente l'ho preso. Oh, mi cappotto, mi cappotto. No. Aiuto, no. Aspetta. Ma è un po' sbilanciata sta ponce comunque. Un po' sì. Quando fai qualche manovra strana, sei andato, basta. No, ma mi sono capottato solo girando, solo per fare cadere. Guarda, anche adesso mi cappotto. Vedo che pesa troppo sto... Gli alberi. Può essere. Non siamo incapaci di prenderne su due alla volta. Ok, provo a tagliare qua, vediamo che cosa succede. Prova. Sono troppo lontano.
No. Ecco. Vai, vai. Taglia pure là. Oh. Bam. Ah, in teoria... Sì, sì, ci arrivo, ci arrivo. Aiuto. Ce la fai. C'è qualche problema. Qualche problema tattico. Ok. No, adesso che ho, tagliato, che è più corto, pesa meno, allora non mi cavato più. E non riesco a prenderli su tutti e due insieme. Oh sì. Sì, sì. Ah. Non si capisce niente. Potremmo fare una visuale, o forse c'è quella dal braccio. Comunque mi sa che adesso taglio tutto un po' alla volta. E poi mi prenderò un caricatore a frottare, ti darò una mano a buttare su legno. Anche sì. Forse, adesso mi sono bloccato, aspetta. Sto laggando a 1000. Ok. Ah va, perché ho cippato. Eh sì, ma probabilmente anche prendendo le due alla volta ha aumentato lo spostamento grafico. Esatto. Allora, oh, dai. So che ce la puoi fare. Ce la fai. Isha, tira dentro il braccio. Tac. Ce la possiamo fare. Vai. Ogni tanto guardo tipo dei video dei macchinari, proprio delle cippatrici reali. Ci sono i manovratori che, porca miseria, ti prendono su un tronco in 2 secondi. Ogni tanto anch'io li guardo. Con paura, eh. Eh sì. Sapete che ormai lo fanno da chissà quanto tempo. Diciamo che un po' se lo fai per lavoro vai meglio. Un po' se non hai il problema dei lag, vai ancora meglio. Oh, vediamo se riesco a ripigliarmi, ok. E c'è fatica. Oh. Madò. Guarda che roba. Madò. Ho visto l'albero per aria. Mi sembra normale che faccia sti tiri. Guarda l'albero che va in giro da solo. Attento a tagliarlo che te lo ritrovi dentro sulla cabina. E niente, non riesco ad avvicinarmi di più, che sembra che abbia una collision che non si stacca. C'è... ecco qua. Perché sei appoggiato sull'altro albero. Allora, ecco. Massimo, mi sposto io dopo. Ho visto che tu hai da fare ancora. Provo a fare un po' di manovra, vediamo se riesco ad avvicinarmi. Secondo me salti per aria. Può darsi, se non mi vedi più sai cosa è successo. Siccome già più di una volta qualcuno qua è saltato per aria. Ma di solito saltavano per aria con il Massey. Ah, ecco. Ma lì è il trattore che è proprio... che ci sente Mark, si offende. Ok, direi che qua posso provare a tagliare. Tagli. Intanto vediamo quanto ne abbiamo fatto finora. Siamo a 23.000 litri. Quindi siamo al 62% del carro. Azza. Riaccendiamo il tutto. Ora 2-3 pezzi e sei al pieno. Ah sì, più o meno sì. Prendi i pezzi grossi. Aspetta, sempre con i piedini alzati. No dai, li tiriamo su stavolta. Li tiriamo giù. Perché è un po' scomoda la visuale. Perché se magari mi metto da dietro così.
se riesco meglio. Fatica. Sai. Qua Red è ora di Vericello e adesso che c'è. Ma infatti sto guardando la tua presentazione e ho detto porca miseria, quasi quasi vorrei provarlo. Infatti io l'ho già messo in serie. Bene bene. Non è male, non so se vai in multi e bisognerebbe provare. Però. Ma ormai i Pokémon non funzionano in multi. Sì, quello è vero. È che più la rottura forse è beccare il punto giusto ogni volta. Ma una volta che ci hai preso la mano non è poi così complicato, è solo capire. No, comunque era ora, porca miseria, Eh sì, no, porca vacca. Che hai fatto? Ho schiacciato i funghi, volevo raccogliere. vabbè, dai, ce ne sono tanti sul boschetto. Sì. Sono allungato a manetta così. Ma devo cercare di avvicinarmi? Ma mi sposto io casomai dopo. Proviamo qua, vediamo. No, faccio uno. Bloccato. Lucky. Sì, ok. Dipende sempre da... Nel momento in cui tu metti il tronco, cioè che la cipatrice lo prende, io sto per tagliare, lì si blocca. Miseria. Questo devo vedere il registratore, probabilmente ti ho buttato che tronco. No. Ah no? C'è mancato poco però. Ehi. Ok, allora qua che cosa mi è rimasto? Mi è rimasto l'ultimo di quei 5 famosi. Yes. Guarda che secondo me un altro carro viene fuori tra tutto. Più o meno sì. Ah no, ce n'è due da tagliare ancora qua. Allora sì, un altro carro esce. Ottimo, ottimo. Vediamo se ce la facciamo prendere due colpo. Sì, ok. Forse non saltino per aria come prima. Mi sa che è pieno il carro. Ah, può essere, eri già il buono prima. Sono al 96%. Però ho paura che se butto dentro un altro tronco poi lo buttiamo via il cippato. Sì. Allora ragazzi, io direi di fare una cosa tattica. Mentre Iron finisce di tagliare i due alberi, io vado già a vendere il cippato. Quindi ci facciamo anche un giretto. O vuole venire anche lei a farsi il giretto? Signor Iron? Sono bloccato. Te ne vai col tronco. Fermati, non so se sto andando avanti, se sto andando indietro. Adesso sei fermo. E si è crashato. Allora, aspetto che si stabilizza un attimo allora. Si è crashato anche. Ho crashato? Porca vacca. Allora ragazzi, faccio un attimo una pausa e così facciamo rientrare Iron e poi andiamo a fare la vendita del cippato. Crashato. Ho visto, sì. Allora, tra poco ragazzi. Ragazzi, eccoci qua, abbiamo recuperato Iron e siamo qui a vendere, che quasi quasi direi di vendere direttamente qua senza scaricare. Quindi andiamo a fare lo scarico. Vediamo un po' quanti soldoni facciamo. Vai su. No, ho perso il tronco. Mannaggia la pupazza. Ma casomai lo tagliamo a mano. Per forza. 74.000 euro per un carro di cippato. Direi che è ottimo.
c'è mare, non c'è male. No. Ma si fanno tra legna e cippato, si fanno soldoni, porca miseria. Il peccato è che per la linea non ci sono le grandi richieste. Ma la motosega non sperai? No, aspetta, te la piglio subito. Tra l'altro qua c'è anche un tronco, ragazzi, l'abbiamo perso nella scorsa puntata. Prendiamo la motosega, la squarta. To. Eccola qua. Direttamente da Roma arriva sta motosega qua. Perché? Ha sentito parlare di Squartacus. Allora, tra poco, ragazzi, vedrete Iron ha lasciato il server di nuovo. Questa volta non perché sono crashato. Allora, vediamo un po' dove taglio. O meno. Ma guarda, se vuoi c'è il misuratore. Ah, c'è il metro? Sì. Ah, buono. Eccolo qua, guarda. Allora, 5 metri. Sempre se i lag mi lasciano andare. Ok. Pensa che adesso cippo. E infatti non riesco a posizionarmi. Ah, devo ancora iniziare. Inizia adesso, tipo. Vediamo se ti cambia qualcosa. Boh, adesso sto tagliando e quando ho finito ti dico. Io sono a 400 di ping. È cambiato qualcosa. Allora, metri, no, 10 metri, qua, fammi tagliare. Non si chiudono le pinze. E chiuditi. Ah, comoda la mod del metro. Sì, ma la uso anch'io in serie. Affinché magari usi la pons e dici ok, imposto il peso lì e la lunghezza lì e sono a posto. Però se devi caricarle tagliandole con la motosega non sai quanto devi fare. E infatti è veramente una modità assurda. Allora, quanto lunghi sono sti alberi? 25 metri e anche di più forse. Infatti non l'ho ancora finito. Perché prima hai fatto di un albero, avrei fatto penso 5 pezzi, 5-6 pezzi. 5x6 fa già 30, infatti sono a 30 metri e non è ancora finito. Che cavacca. 35 qua. Se non è 40 metri, poco manca. Ce ne sono sì lunghi qua. Meglio, soldi, più soldi. Ok, allora adesso prendiamo. Ma cosa fai? Ti sposti qua dove... Vabbè, adesso... Sposti qua poi col carro o te li... No, te li ammucchio, dai. Mi sposto là o casomai... Casomai poi se vuoi prendere il Massey o il New Holland. Quel caricatore. Ce la faccio a tirare fuori sto tronco? Niente, non ce la farò mai. E niente, dove tocca? Sbagli rimorchio adesso. Niente, sono in guerra. Guerra? Sì. Io per un motivo, tu per l'altro. Ce l'ho fatta. No, ho sbagliato. Ok. Gira. Ce la possiamo fare, ottimo. Qua meglio spostarsi più indietro, sempre con i piedi tirati giù chiaramente. Cazzai. Adesso il prossimo acquisto che devo fare per farming è un joystick. Tipo il Sitec? No, uno... No, nel senso che poi sarà tipo Sitec, perché il Sitec ha anche il mini joystick.
per comandare sì. I vari... Esatto. Per i telescopici, i caricatori frontali. Esatto. E poi in realtà se tu vai a cercare su Amazon o su eBay, a 10 euro li trovi, sì, non è sì. Che dici che devi spendere delle cifre abominevoli. Ma non so, cioè, ma te li piglia tutti e due poi, sia volante che... Sì, sì. Infatti parlando con Terry lui fa già così e ha sia joystick che G27 come... Sì, sì, sì. No, perché alla fine invece di star là col mouse andare avanti e indietro e poi è molto più infatti, reale. Più reale ed è più comodo anche perché con... Allora, qua l'ho perso, forse non lo so. Quando finisco di laggare te lo dico. Non sono a 800, niente di che. Neanche male, ah, no. Dai. Questo per il rotto della cuffia ce l'ho. Praticamente sto fumando sigaro, praticamente. Dove cavolo hai preso? Ho ripreso a laggare. Allora così ti avvicino che trovi, vado. Ma che spettacolo. Più di così io non so che cosa fare. Ah, va bene così. Vabbè ragazzi, io direi di fare un altro stacco, così ci ritroviamo anche alla fine del carro e poi passiamo alla vendita anche del cippato che abbiamo nel nostro deposito. Quindi ragazzuoli, a tra poco. Ragazzi, ultimi due pezzettini da cippare, come vedete dai soldi ho già fatto uno scarico. Abbiamo mandato Iron in recupero della nostra Freeze, perché non abbiamo voglia di spennare per due ore per vendere tutto il cippato. E eccolo qua, con lo Stire. Quindi, ultimo tronchettino e poi andiamo di Freeze. E vendiamo tutto. Poi prossima puntata vediamo se fare dei big acquisti, visto che abbiamo i soldoni. Adesso siamo arrivati a 466.000 euro e vediamo vendendo tutto a quanto arriviamo. Allora, sono io che li vedo per qualche motivo o c'ho un troppo incastrato? Dove? Sulla cipatrice. Sei tu che lo vedi per qualche motivo, qualche strano motivo. Allora no, no, boh. Io non vedo niente. Ma no, meglio così. Misteri. Ok. Okay. Per il farming. Che non ha mai misteri farming. Porca miseria. Ne è sempre una. Ah sì. Se non hai un problema ne hai un altro, ma vai tranquillo che ogni partita che fai a farming c'è sempre qualcosa che non va. Esatto. È come sulla serie John Deere. Porca miseria, stessa mod, butta dentro, non funziona. Riscarichiamo, butta la, cioè buttiamo dentro tu, entrambi la stessa mod. E funziona. E funziona. Boh. Esci, spegni il PC e ricominci, uguale, stessa cosa. Però ho detto, guarda, lascio perdere. Sono quelle domande che proprio non... Te le devi porre troppo, no? Se non funziona dici, vabbè, volevo fare questo, faccio quello, la prossima volta vediamo. Sì. No, porca vacca che laggata. Sei intraversato. Sì. Il cantiere è sempre fermo invece, non vanno mai avanti. Boh. Sarà abusivo, quindi gli hanno bloccato i lavori. Può essere. Tu qua invece è sempre qualche pesca, si vede che non tira su niente. Ok, allora adesso andiamo a scaricare subito. Poi andiamo a riempire appena arriva Iron, che dovrebbe essere qua piantato. In mezzo un campo. Eccolo là, piantato ragazzi. Non riesco a capire perché non vado avanti.
Ah, ecco. 42.000 euro. Hai tirato giù il paletto. Ti ho visto, ti ho visto. Lo so, lo so. Venghi, venghi. Mi detrarrai la spesa dal... Allora. Provo, non l'ho mai usato, ma immagino che... Tasto O, ok. Lo apro. Tasto V per abbassare, tasto B per accendere. Perfetto, quindi no. Siamo rimasti sugli standard di farming. Esatto. Mi affianco. Sperando che lo cipato lo prenda. Ah, non lo so. Ma più che altro non rileva rimorchio, più che altro. Parti, parti. Parto? Sì. Visto? Oh, perfetto. Prende anche il cipato. Ottimo. Ma guarda che sta mod qua è veramente una cosa eccezionale, eh. Eh sì, penso che te la frego, sai. Ma io in tutte le serie ho messa dentro, la uso sempre. Perché prende qualsiasi cosa. Paglia, silato, letame, tutto. Perfetto, a posto. Ah, invece di nastrini, usi quella, sei a posto. Anche le patate, sarebbe uno spettacolo vedere. Fa a modi spara patate dopo. Esatto. Buon viaggio. Peccato che non spari diretto dentro per il riscaldamento. Porca miseria, ti metti qua fisso, tutti a fare cippato. Ah, è molto comoda comunque come mod. No, è vero, è veramente comoda. Si è visto quanto ci siamo stati per riempire il carro? 10 secondi. Ah, 30 secondi, 20 secondi fa per carro. Tic e tac. 68.000 a carro, mamma mia. Però vada, vada. Devo riaccendere, sì? Sì. Infatti voglio vedere invece a quanto era la richiesta mentre tu vai avanti. Ah, era per 1.9, quindi direi che abbiamo una big richiesta. Allora, c'è un problema, non lo prende più. Ogni tanto ha questo problemino. Ecco, ecco. Ah. Soprattutto se è collegato sui sollevatori anteriori, c'è qualche trattore che ha i sollevatori che abbassano poco e allora non riesci a raspare su il fondo delle vasche magari. Quindi non peschi più, insomma. Esatto. Ecco qua, pieno di nuovo. Adesso là penso sia rimasto veramente un niente. Penso sia rimasto poco. Papà via come vanno sui soldi. Oh, altro sento che stanno per arrivare altri 78.000 euro. 68.000, vediamo. Se è calata la richiesta sempre. 68.000 ancora. Ah, è calata la richiesta? No, è calato la tua connessione, è calata. Ah, ecco, infatti. sono calatamente calato. Quindi ragazzi, prima di finire, direi di fare un attimo una pausa, facciamo rientrare Iron e poi facciamo i saluti. O se no, beh, vabbè, che potremmo farli anche così. O vuole entrare? Ma guarda, se praticamente facciamo la sincro per dire ciao. Quindi vabbè, dai, se hai voglia, carica tu, vendi e si saluti. Ok, la finisco io, tanto ormai qua dovrebbe essere anche finito. Che non si capisce niente. Dove è cipato? 22.000. Ok, sta facendo. Dai. Ok. Boh, vorrei aver finito. No, c'è ancora 6.000. Ah, quindi sei riuscito a fare un altro carro pieno e ce n'è ancora? No, no,
No, ho riempito. È che non pescava più. Ah, ok. Adesso è a zero. Ottimo. Andiamo a scaricare l'ultimo carro. 27.000 litri sull'ultimo carro. Quindi saremo sui 40.000 euro, penso. 46. Vediamo. Spariamo numeri a random. 50.000. Ottimo. Ragazzi, siamo arrivati a ben 696.000 euro. Quindi un gran bel guadagno anche oggi. Prossima puntata vedremo di fare qualche bel acquistino. Saprei già che cosa fare, quindi vediamo nella prossima puntatella. Ragazzi, voglio ringraziare subito Iron Farmer per l'aiuto. Ecco, grazie a te. Come al solito, lasciate tanti like, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti e condividete. Noi ci ritroviamo nel prossimo episodio. Ciao gente! Ciao.